Signore e signori, cari amici che amano lo sport, buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla Torre del Grifo quest'oggi per la finale tra ADO Den Haag, IFK Göteborg, squadra olandese e squadra svedese. Alla voce Giuseppe Cantarello, accanto a me per la telecronaca tecnica abbiamo Stefania Cosentino, Samuele Laveni alla regia computer, invece camera mobile Carmelo Cantarella. Giornata di caldo, anche se a volte arriva il venticciuolo. Lunedì di Pasquetta che hanno i colori dell'Europa del Nord, tra Svezia e l'Olanda. Stefania Cosentino, questa finale. È una finale che è un po' inaspettata, devo dire, perché tra le favoritissime del torneo c'era il Palermo, che si è classificato terzo, per chi non lo sapesse. Questa mattina ha battuto per 2-0 l'Invictus, che devo dire è un'altra gran bella realtà del calcio siciliano, con gol di Berligea e di Cannavò su rigore. Quindi era una finale nordica, quindi intanto una finale straniera, è un peccato da una parte che non ci sia una rappresentativa appunto italiana o siciliana. Due gran belle squadre, anche se io vedo favorito l'ADO Den Haag. Ecco, allora andiamo a leggere le formazioni. Potete vedere in squadra bianco-azzurra abbiamo il Göteborg col numero 1 Baker, 2 Isaac, 3 Benglund, 4 Mikac, 6 Kokak, 7 Smajic, 8 Sigurdsson, 10 Linus Andersson, 12 Thailander, 13 William Andersson, 14 Rasmus Wikstrong, 15 Linus Tingstrand, 16 Nygren, numero 17 Holm, numero 19 Benglin, numero 20 Olsson, numero 21 Florian, numero 22 Victor Bred. Ad allenare la squadra Bjorkman. Questa qui è la formazione del Göteborg. Andiamo con la squadra olandese. Come potete vedere i calzoncini sono di color giallo, sicuramente la maglia sarà verde-gialla. Ecco, col numero 18 tra i pali Vannes, col numero 2 Adney, col numero 3 Boom, col numero 4 Van Altena, col numero 5 Leverland, col numero 6 Van Cleef, col numero 8 Benda, col numero 9 Ladan, col numero 11 Jaja, col numero 14 Stein, col numero 16 Rutoff. Le riserve a disposizione del mister Mark Otto Skjørs abbiamo col numero 1 Ivering, col numero 12 Van Strotten, col numero 15 De Vred, col numero 17 Arteming, col numero 19 Philip Rogge. Questa qui è la formazione che si sfideranno, appunto queste qui sono le formazioni che si sfideranno per questo quarto torneo Etna Sud. 20 squadre, 7 nazioni. Come potete vedere attaccheranno dalla sinistra a destra la squadra giallo-verde del ADO Den Haag, invece da destra verso sinistra squadra bianco-blu del IFK Göteborg. Allora sta per iniziare tutto, attenzione alle stelle, due squadre straniere, questa qui è la prima volta che accade in questo torneo Etna Sud. Tra l'altro in campo per l'ADO Den Haag c'è Ladan, che è fermo a quota 4 gol nella classifica marcatori, al momento guidato da Berligea del Palermo, che momentaneamente sta vincendo il trofeo come miglior marcatore con 6 gol, però c'è una partita da giocare, possibilmente Ladan siglerà una doppietta, quindi una tripletta, e quindi il trofeo andrà a lui, quindi c'è anche sfida nella sfida. Sfida nella sfida, tutto pronto, foto di rito, siamo tutti carichi in questo lunedì di Pasquetta. Auguroni per chi ci ha seguito ieri e per tutte le persone appunto che ieri non sono state in campo e ci hanno seguito via Facebook, pure nel nostro sito ivtv.com o nel canale 874 del Digitale Terrestre. Allora sta per iniziare, foto di rito anche per gli arbitri quest'oggi, come ogni finale che si rispetti ci sarà la terna arbitrale con l'arbitro appunto e i guardaline. Allora ci siamo, si vanno a posizionare, sta per iniziare tutto, un saluto cordiale va anche a Davide Santanocito che si trova a bordo campo tra i promotori di questa grande manifestazione che continua anno per anno e cresce anno per anno. Tutto pronto, stiamo per iniziare, cronometro alla mano, tutto pronto e si parte, Adney.
Vannes direttamente tra i piedoni, vediamo come si imposteranno queste squadre. Quest'oggi sembra che sia un modulo analogo 4-3-3 da un lato, 4-3-3 dall'altro. Attenzione perché subito Brad che si trova sulla fascia destra non arriva out laterale a favore del Ado De Hang. Sì, partono subito forte. Il Göteborg dobbiamo dire che non è una squadra molto tecnica. Cioè, dal punto di vista qualitativo mancano un po', però corrono un sacco. Invece l'Ado Den Haag ha dei rappresentanti che potrebbero far male, anche proprio a livello personale, la classica giocata del singolo che ti risolve poi la partita. Ecco, tra i migliori in questo torneo io metterei il numero 8, Benda dell'Ado De Haag e Brad invece per quanto riguarda il Göteborg. Attenzione perché subito il pallone sulla fascia sinistra del Göteborg, molto fisici. Andiamo con il numero 16, Nygren, autore di un gol contro proprio il Calcio Catania. Attenzione perché in avanti, bravissimo il numero 8, ma recupera benissimo Hollason. Il pallone ritorna nel centrocampo bianco-blu del Göteborg. Per il momento le squadre si studiano in maniera però aggressiva. Attenzione perché c'è Brede che va in avanti. Il passaggio tutto sotto controllo per Adney, il numero 2 dell'Ado De Haag. Palla adesso per Van Ness, pronto al. Vediamo se fare il passaggio corto oppure il cross semilungo verso la fascia sinistra. Attenzione, il cross sulla destra verso l'Adan. Benda, Benda, attenzione, ragiona, si ferma. Il passaggio verso l'Adan. L'Adan che si porta sulla fascia destra. Attenzione, può crossare, si ferma. Prova il passaggio verso il numero 17, il cross in mezzo e la difesa, il capitano del Göteborg riesce a salvare, sfonda invece di Florian. Attenzione, all'indietro di nuovo Florian, Florian aspetta i compagni, bravissimo, boom, ma perde il tutto. Attenzione perché c'è Nygren, Nygren in avanti, può provare col sinistro, attenzione, boom! Ed è calcio di rigore al secondo minuto, Stefania, calcio di rigore. Inizia così la finale, inizia così, calcio di rigore. Che ne pensi, Stefania? Ah, subito partenza flash, nessuno si aspettava già al terzo minuto un calcio di rigore che può cambiare ovviamente nel corso della gara. Vedremo se verrà finalizzato. Poi alla fine ed è importante comunque portarsi in vantaggio a 3 minuti soltanto dall'inizio. Ricordiamo che i due tempi durano 30 minuti l'uno, non 45. Attenzione perché già Van Ness vanta un rigore parato nella sfida contro il Siracusa. Quindi attenzione, batte Nygren, attenzione il tiro, palla da un lato, portiere dall'altro lato ed è gol! Göteborg 1, Ado De Haag 0. Inizia la finale così, al terzo minuto di gioco arriva il gol dell'Ado scusate, del Göteborg. Quindi la finale per l'Ado De Haag si fa in salita. Quindi gol del numero 16 Nygren al terzo minuto su calcio di rigore proprio per uno tra i migliori del torneo, il numero 3 Boom che commette fallo, quello poteva fare e purtroppo ha preso le gambe invece che il pallone, così da regalare un calcio di rigore ormai scontato del solito numero 16 della squadra svedese Nygren. Sì, vabbè, poteva evitarlo secondo me questo fallo. Ha avuto un po' di paura, quelle gambe forti, quella grinta, poteva provare col sinistro magari, ma Van Ness è un portiere preparato. Boom non si è fidato molto e si è dovuto lanciare. Sì, no, il rigore è stato semplicissimo. Van Ness sicuramente poteva fare di più, anche perché è stato completamente spiazzato da Nygren, però alla fine la freddezza di un attaccante si vede anche nella lucidità di saper battere il rigore dalla parte giusta, e così è stato, e quindi Göteborg in vantaggio. Göteborg 1, ricordiamo, al terzo minuto di gioco per un calcio di rigore, ahimè, boom tra i migliori. Sicuramente il senso di colpa è molto alto, ma sono squadre comunque molto fredde. Potranno alzare la china con la giusta lucidità. Intanto out laterale a favore del Göteborg. Anche il Göteborg lanci semilunghi, Nygren. Attenzione, palla verso Van Cleef.
il passaggio all'indietro verso Vanaltena, boom, 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 il passaggio direttamente verso il numero 8, boom, poco concentrato quest'oggi, poco concentrato, non ci voleva questo calcio di rigore, attenzione perché c'è Benda, risolve benissimo Holson, la spazza via, non è ancora out, la lascia Adney, out laterale a favore della squadra giallo-verde olandese che si trova in svantaggio, squadra completamente in salita, partita completamente in salita, scusate, Adney pronto a fare i lanci lunghi verso la Dan che capisce tutto da buon bobber, bloccato, mamma mia, Olson spazza via out laterale a favore dell'Olanda, ricordiamo che questi out vicini l'area di rigore avversari, la squadra olandese lì cerca di sfruttare al 100% come quasi dei cross. Puoi notare Stefania Adney, infatti è quasi un cross, magari un po' l'ha abbassato alla fine, attenzione Benda, fallo in attacco. Quindi può ripartire in il Gothenburg. Ecco, ci risiamo. Attimi concitati già subito nei minuti iniziali di questa partita. Becker. Sigurdsson. Attenzione, prova il numero 14. Molto sbilenco. Stein. Bellissima anche la partita, Stefania. Tra l'altro De Hang e il Deportivo La Corugna finita 2-2, poi i rigori. E poi anche il Gothenburg contro il Palermo, i calci di rigore. Quindi diciamo che è una finale molto simile e il percorso è stato più o meno simile. Molto 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 bella anche alla finale terzo e quarto posto, perché nonostante il Palermo siano allievi nazionali. Attenzione, scusami Stefania, arriva il cross incredibile verso la Danne, può provare il tiro, stop di destro, il tiro al lato il palo, nulla da fare per lato De Hang, ci prova. Dicevo, nonostante il Palermo siano allievi nazionali, mentre l'Invictus siano allievi regionali, la squadra di Enzo Marchese ha tenuto bene la gara ed è stata veramente una gran bella partita che il Palermo ha vinto solo nei 20 minuti finali, quindi praticamente nel secondo tempo. Ed è un bel monito per il torneo perché la qualità c'era e si vedeva. Grazie Stefano, intanto Adney porta il pallone in out laterale, quindi è in avanti la squadra svedese con Olson, Nygren, l'indietro verso Sigurdsson, attenzione, Olson, stop di petto per Florian, attenzione il passaggio Nygren al centro, tutto sbagliato, ci riprova il Gothenburg, Van Ness riprende il pallone, quindi può far ripartire, fiatare la sua squadra che si trova per il momento sotto. Attenzione perché riparte molto larga la squadra, il pallone verso Iaia, il trenino della fascia sinistra della squadra giallo-verde. Il passaggio verso Van Cleef verso la Dan, Iaia, stop di destro, può provare il cross in mezzo, si porta in avanti, tallonato, Iaia! E la palla finisce in rinvio dal fondo, si è spostato un po' troppo Iaia, ricordiamo il trenino della Dode Hang, però da quella parte c'era Holm a salvaguardare il tutto. Quindi nulla da fare ancora sullo 0-0, squadre che portano una partita molto frizzante in questo inizio di gioco, mentre ci troviamo al nono minuto del primo tempo, intanto Benda disturbato è costretto a portare il pallone in out laterale, quindi può rialzarsi la squadra bianco-blu. Olson, Adney, Olson, Sigurdsson, Van Cleef verso Iaia, attenzione Holm, Iaia, attenzione, bravissimo, supera Holm, può provare il tiro di destro, altissima, ci prova Iaia, nulla da fare, rinvio dal fondo per il Gothenburg, palla per Becker numero 1. Lunghi il lato de Nag dalla difesa, lancio lungo per l'attaccante, se riescono a finalizzare secondo me possono fare male al Gothenburg così.
Sì, anche perché cercano di sfruttare le loro fasce che sono secondo me la parte forte e la grande fisicità del numero 9, la Dan, e quindi cercano di far allargare le ali e poi stringe verso la Dan quando va bene. Allora, intanto Brad, il passaggio verso Holm, attenzione Holm, velocissimi gli svedesi, il passaggio Sbilenko, Van Cleef, porti in avanti, prova il numero 6, boom, riesce a salvare tutto. Benda di nuovo la palla per il Gothenburg, che amministra Holson, passaggio in mezzo, arriva boom, Adni contro Sigurdsson, ancora Van Cleef, Benda. Attenzione, di nuovo Benda, sembra palla di testa. Ecco, nulla da fare, sembrava il gioco che palla di testa, quello che fanno in spiaggia, che non devono fare cadere il pallone a terra. Ecco, sembrava un po' questo. Intanto la palla verso Holson che batte, stop di Nygren. Attenzione, fallo, calcio di punizione a favore del Gothenburg. Arrivano anche i rimproveri per Adni, che ha esagerato un po' ad alzare il piede, colpendo il povero Sigurdsson. Tanto calcio di punizione, sono costretti a fare entrare anche i massaggiatori della squadra, quindi vediamo un po' che cosa succede. Intanto questo qui è un calcio di punizione che può sembrare così facile, ma invece è molto pericoloso perché possono tagliare appunto con le loro sciabolate decise in aria, e quindi per gli arieti del Gothenburg, che sono una squadra molto fisica, potrebbe funzionare. Vediamo un po' cosa, se c'è uno schema oppure no. Vediamo. Sì, vabbè, queste palle sono sempre pericolose, però l'Ado Den Haag non mi sembra malmesso come posizione in difesa. Deve stare attento il portiere a posizionare la barriera, perché i due che sono davanti il pallone sono importantissimi in questi calci di punizione così, e soprattutto non ti devono bloccare la visuale, ma allo stesso tempo devono coprire il cerchio Sì, d'aria del pallone, l'area quindi, appunto. esatto, quindi deve essere bravo e attento il portiere per non subire il 2-0, che a questo punto sarebbe praticamente decisivo, credo, perché ricordiamo che non sono di 45 minuti i tempi, ma di 30, quindi già siamo al 13esimo, quindi. Vediamo un po' chi batterà, come batteranno. Vediamo chi si prepara. Intanto le squadre ne approfittano per ristorarsi un po', data la temperatura, soprattutto per i non abituati della Svezia e dell'Olanda, quindi ecco, ne approfittano anche per riposarsi un po'. Scambio di bottiglie appunto in campo, momenti anche di respiro anche per noi qui nella nostra cabina, qui a Torre del Grifo. Abbiamo capito cosa sta succedendo, però c'è molto silenzio all'interno del campo. Sicuramente qualcuno si è fatto male, speriamo di no. Vediamo cosa succede, cosa deciderà l'arbitro. Tanto si parla. Vediamo un po'. Intanto ricordiamo per chi è collegato, siamo collegati su ivitv.com. In diretta streaming oppure su Facebook nella pagina IVTV oppure canale 874. Tra pochissimo dalla regia social ci leggeranno i messaggi che arrivano alla nostra pagina, quindi sicuramente già ci hanno contattato in tanti tra Svezia e Olanda ci dispiace per fare una della cronaca italiana e non olandese, svedese o inglese. Sapessimo parlare sia l'olandese che lo svedese, non eravamo, penso. Eravamo ovviamente siamo in Italia e quindi è giusto farla in italiano. Allora, pronti per il calcio di punizione? In barriera c'è solo Benda e un altro calciatore. Vediamo il cross sciabolato direttamente in porta. Nessun problema per il numero 18, Van Ness. Si riparte. Tiro pericoloso, bellissimo ma pericoloso. Soprattutto Van Ness, bravo a capire il tutto. Intanto abbiamo Florian sulla fascia. Attenzione, il passaggio, la telefonata, non risponde nessuno. Out laterale a favore questa volta dell'Ado De Haag, che può ripartire, può rifiatare un attimo Ado De Haag, che si ritrova in questi ultimi minuti di gioco schiacciato nella propria area di rigore. Intanto riparte Vanaltena, Vanaltena, Vanaltena.
Leverland. Col tacco si porta il pallone al centro destra, il passaggio verso il numero 14. Attenzione, il tiro alto sull'incrocio. Stefania ci riprova. Si è coordinato male perché secondo me doveva calciare giusto 5 secondi prima, ha perso troppo tempo e poi infatti ha colpito male la palla che ha preso una traiettoria sbagliata uscendo almeno di 2 metri abbondanti fuori. Quindi però sta spingendo la do. Attenzione, la Dan, scusami Stefania, la Dan lascia correre il pallone di testa agli svedesi un po' più alti, prova col destro la parata di Becker, out laterale, mamma mia, ci riprova l'Olanda con la Dan, intelligente, ha provato di testa, non ci è arrivato, appena il pallone è arrivato a terra ha provato col tiro di destro che ha colpito Becker, ben piazzato, intanto Adney prova di nuovo di testa. Attenzione, spazza via, ritorna ancora verso Armerich, boom, deve correre più veloce del vento per non farsi raggiungere dal numero 21, attenzione che ha capito tutto, bravissimo Van Ness, di nuovo boom, è capito, è stato intelligentissimo il numero 21, Florian, il cognome è troppo difficile, quindi lo chiameremo per nome. Quindi attenzione, perde il tutto, intanto Sigurðsson verso Mikac, salva il tutto Adni, costretto al pallone in out laterale, quindi per il momento in Gothenburg in avanti batte il numero 20, Holson. Attenzione verso Nygren verso il numero 21, lo stop di petto, non arriva nessuno, attenzione il tiro di gol! Florian, il numero 21 del Gothenburg, raddoppia, quindi la partita si fa decisamente in salita, la china è verso la Svezia, la china è verso l'IFK Gothenburg, gol del numero 21, Florian, Stefania, mamma mia! Beh, inaspettato anche se c'è un giocatore del lato dell'Adenag che è a terra, infatti si sono lamentati per un presunto fallo in attacco prima che appunto Florian segnasse il 2-0, però come l'arbitro ha lasciato correre e quindi il raddoppio del Göteborg che ieri a fatica ha battuto il Palermo soltanto ai calci di rigore dopo praticamente essere stato in svantaggio per 1-0 per tutta la gara, recuperata nei minuti finali e adesso sta sorprendendo perché Lado Den Haag è una bella realtà, una bella squadra, però ecco Benda si è rialzato, quindi nulla di grave, forse all'inguine, Adney, forse all'inguine, un problema al polso, non capisco. Comunque, 2-0, certo, tutto può accadere, però la gara sembra indirizzata verso la Svezia. Assolutamente sì, Stefani, assolutamente sì. 2-0. Siamo solo al primo tempo. La differenza qual è stata, Stefania? Perché le squadre comunque si sono state equilibrate fino adesso. L'unico fatto è stato che il numero 21 tatticamente è stato super intelligente nelle ultime azioni. E infatti nell'ultima ci ha creduto fino all'ultimo palmo fazzoletto di gioco ed è riuscito a insaccare il pallone sotto le gambe del numero 18 Van Ness dell'Ado De Haag. Quindi Gothenburg 2. Ado Deag 0, partita in super salita. Adesso ci vogliono i miracoli olandesi. E vediamo se oggi, proprio lunedì di Pasquetta, riusciranno a fare l'impresa. Anche se sembra che non sia così. Intanto, out laterale a favore della squadra olandese giallo-verde a ripartire proprio Adney verso Ladan. Il numero 19, Benglin, riesce a salvare il tutto. Attenzione, out laterale concesso da Ollason. Il numero 20, Benda intanto a battere, questa volta corto verso Van Cleef. Benda ancora lui. Va verso la destra il cross, tallonato e murato da Mikac che gli fa guadagnare il calcio d'angolo. Ricordiamo che già Benda è autore di un gol proprio dalla bandierina contro il Siracusa Calcio, se non erro, quindi Benda può provare uno dei suoi tiri. Chiama lo schema, attenzione, velocissimo come il vento, Van Cleef che commette fallo in attacco. Quindi ricordiamo ancora il risultato inchiodato sul 2-0 per il Gothenburg. Gol di Nygren e Florian. Nygren al terzo minuto, Florian al 17° minuto di gioco del primo tempo. Sì, mancano 10 minuti. Il
È tantissimo tempo, 10 minuti per poter creare qualcosa di pericoloso. Quindi, considerando il secondo, ce ne sono altri 40 da giocare. Quindi, tutto è possibile. Anche se vedo il Göteborg concentratissimo, quindi non credo che sarà facile per la Denag uscire a parte questi fantastici rinvii da fallo laterale che sono incredibili. Ma sicuramente si alleneranno Tutto il tanto giorno. sotto questo punto di vista perché non ne sbagliano uno e li fanno. No, è un'arma in più perché è come se continuamente battessi dei calci d'angolo Ho dei da calci di qualche parte. punizione, scusami, Stefano, ok. No, 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 prego, vai tu, vai tu. Grazie, grazie mille. No, credevo che c'era un'azione offensiva, invece si è fermato tutto nell'out laterale a favore del lado De Haag a battere boom. Boom. Autore di un purtroppo un fallo. Intanto arrivano i vari commenti stranieri, lingua straniera, e quindi non riusciamo a leggerli. Comunque, Adney verso Van Ness, che errore! Attenzione! Sempre lui, Florian, scarta il portiere, il tiro ed è fuori! Mamma mia, stava per chiudere la partita! Stava per chiudere la partita, Florian, il più intelligente, il migliore in campo per il momento. No, i commenti sono tutti, credo, da quello che scrivono ja, cioè credo che sia un'esclamazione in svedese per i gol del Göteborg e poi Agian che ha scritto grande Invictus, abbiamo già fatto i complimenti all'Invictus di Enzo Marchese per il quarto posto, ma soprattutto per il bel gioco che ha dimostrato in questo torneo. Perfetto, perfettissimo. Allora, che distrazione. Oggi Adne e Boom sotto tensione stanno creando anche loro delle occasioni involontariamente con i retropassaggi verso Van Ness. Però oggi il Gothenburg ha un'arma in più ed è il numero 21. Tatticamente intelligentissimo, un bomber di razza che capisce il tutto. Come agire? Attenzione, Yaya che può ripartire dalle sue gambe. Attenzione, la Dan. Sulla fascia sinistra, scontro contro Wikstrom, ritorna indietro la Dan, tanto calcio di punizione a favore del lado De Haag, fallo di Rasmus Wikstrom. Calcio di punizione. A battere, se non erro, è il numero 6, Van Cleef. No, non è il numero 6, scusate. Forse è Artemik. Non lo vediamo da questa distanza. No, no, Artemik, non lo so. Ora vediamo, scusa, è proprio lui. Artemik, il numero 17, Yaya. Yaya, nulla da fare. Mikac. Verso Nygren, boom. Salva il tutto, attenzione. Sigurdsson. Yaya. Sbaglia tutto, comunque il numero 17 correggo alla nostra Stefania Cosentino che ogni tanto ecco, sbaglia Artemi che è in campo. C'era un errore della distinta, Sì, io ho sbagliato evidentemente. anche, ho cambiato gli allenatori, comunque abbiamo salvato il tutto, abbiamo visto tutto in diretta, il bello della diretta è anche questo. Si ritorna in campo, Nygren. Stop, il passaggio verso quella fascia destra a salvare tutto è l'Everland, il numero 5, però che non riesce a tenere la palla in campo. Attenzione perché di nuovo il solito Florian prova a fare il sombrero a 1, poi il numero 4 Van Altena riesce a salvare tutto. Out laterale ancora a favore del Gothenburg, a battere sarà Holm, il numero 17. Attenzione Holm. Anche lui proverà il rinvio lunghissimo. Holm verso il numero 6, non arriva nessuno. Ecco, fallo in attacco, si riparte tutto da Van Ness. Intanto, mentre siamo al 24° minuto di gioco del primo tempo, risultato ancora inchiodato sul 2-0. Leverland. Calcio di punizione a favore del lado De Hang. Leverland. Ecco che batte un po' più in avanti. Van Altena si porta in avanti. Il passaggio verso Yaya contro Holm.
La Dan Yaya, arriva il numero 14 a spazzare via Wilkstrom, out laterale a favore del lado de Hag, in una posizione, come dicevi tu, quasi tutti i loro out laterali sono come dei calci d'angolo o come dei calci di punizione, dipende dalla posizione dove si trovano. Intanto la Dan, passaggio verso Yaya, ancora la Dan, che prova il cross col destro, troppo lungo, out laterale, questa volta a favore del Gothenburg. Intanto il pallone verso le mani del numero 20, Hulson. No, non capiamo cosa succede, ci sono le discussioni. Ok, c'è un po' di comprensione, ci sono più palle in campo. Il mister del lado de Nag è un sanguigno vero e proprio, quindi sente, abbiamo avuto modo di conoscerlo in questo torneo, sente particolarmente tutte le partite in maniera molto molto particolare, quindi... Scusami Stefania, vai, vai. Ecco un attimino perché c'è Nygren in avanti, boom, verso Sigurdsson, Nygren, Benda, Benda, fa ripartire la Dan, ma arriva senza problemi Wikström, palla verso le mani di Becker. Stavi dicendo l'allenatore del lado De Hang, nonché il signor Mark Otto Schurz. Sì, è un tipo molto sanguigno, quindi ci sta che l'arbitro l'ha richiamato, però è normale che senta la pressione di una gara così, anche perché tra Svezia e Olanda c'è una supremazia nordica che ognuno delle due squadre vuole vincere, è normale. È come l'Italia e la Francia, i cugini. Attenzione perché c'è Florian verso Micac, bravissimo, qui Vanaltena ed è... rimessa dal fondo, ecco, Vanaltena è riuscita a far sbattere il pallone verso il numero 4, Micac del Gothenburg. Quindi lotta fra i numeri 4 e questa volta la meglio ce l'ha Vanaltena. Riparte proprio lui, Vanaltena. Vanaltena, il passaggio verso Benda di testa, travolto da Olsson. Ancora Olsson col tacco in qualche modo, arriva Sigurdsson. Ed è fallo in attacco, la Dan che fa ogni pallone che gli danno appunto commette un fallo in attacco, la Dan, ma è tipico da bomber. Nygren, Florian, Rotov, calcio di punizione a favore del Gothenburg. No, scusa. Boom, riparte da Vannes, Vanaltena, si porta in avanti, Vanaltena, Leverland, Vanaltena, boom, Rutoff. Benda che guadagna il calcio di punizione. Non riesco a vedere Adney, numero 2, non riesco a vederlo. Intanto Vanaltena, il passaggio verso la Dan, senza problemi, il numero 19, Berglin, palla verso Becker che può battere. Io non riesco, Stefano, non so se hai visto Adney, se è stato spostato oppure meno, o se è fuori dal campo per quel problema che ha accusato poco fa. Tanto riparte il Gothenburg, Van Cleef non riesce, Nygren, Artemik, Holm, Vanaltena, Yaya, attenzione, Yaya, bravissimo Rasmus Wikström, e riparte ancora una volta Holm contro Van Cleef, Florian, Nygren, attenzione, può provare il tiro, attenzione il passaggio verso Florian, mamma mia, davanti la porta, poteva tirare, invece hanno preferito essere molto...
scelta perché poteva servire tranquillamente il compagno che aveva più chance di lui e ha preferito tentare l'azione personale. È stata brava la difesa del lado de Nagga a reggere e poi fare ripartire l'azione. Oppure potevo provare direttamente in A porta filare invece di essere altruista con un compagno che era messo, disposto in una posizione più difficile. Intanto, Vanaltena, Vanaltena, Leverland, out laterale, Leverland. Leverland, Ladan, Holm, Ladan, out laterale. Più o meno la partita ha acquistato un po' quella che è l'identità, no, di questo primo tempo. È una Svezia, una squadra svedese molto fisica, molto maschia, che è riuscita con la forza del loro fisico a fare due gol. E intanto calcio di punizione a favore del Lado de Hang. Un po' in ritardo questa decisione, magari si è consultato con il guardalinee e quindi la decisione è arrivata qualche istante dopo. Intanto Van Cleef, siamo allo scadere del primo tempo, intanto Ladan verso Yaya che può provare a chiudere questo primo tempo, attenzione, arriva il gol 1 a 2 per Gothenburg, il gol è di Ladan. Perché se fa un altro gol la Dan agguanta Berligea del Palermo nella classifica marcatori, perché in questo momento la Dan è a 5 e Berligea è a 6, quindi. Quindi si riapre la partita, Stefani, al 31esimo minuto di gioco del primo tempo. Si riapre questa partita, questa finale tra Gothenburg e Ado De Haag. Attenzione perché subito il Gothenburg è in avanti. Può ripartire Holson. Olson, Mikac, Florian, out laterale a favore del Lado De Hang. Si riapre tutto, Stefania, che bella finale. Fantastica, l'avevamo già detto però, l'avevamo previsto che sarebbe stata una bella partita. All'inizio non si era capito se era stato proprio gol, sembrava un'illusione ottica, ma poi abbiamo capito che Ladan ha preso subito il pallone e l'ha portato al centro del campo perché credono nel pareggio e quindi si riparte con un'anima diversa. Holm. Holm, riparte il Gothenburg con Holm, Mikac tutto da solo, il numero 4, invece preferiscono ripartire dalla difesa con Berglin direttamente da Becker. Benda prova a distrarre il numero 1 del Gothenburg, nulla da fare, viene spazzata via verso Holm, out laterale, vediamo a fuori di chi, del lato De Hang, può ripartire Yaya, tallonato da Willstrom. Vediamo le indicazioni dei vari allenatori, si scatena, si riscalda questa partita intanto a recuperare Wilkstrom, nulla da fare, out laterale ancora una volta, Leverland a battere questo out, Leverland, corto verso Benda, Leverland di sinistro, il passaggio verso il numero 14, Strain, nulla da fare, si ritorna indietro verso Boom. Questa volta una difesa sembra simil 3, sembra un 3-4-3 questa volta. Attenzione, Wilkstrom, Nygren, calcio di punizione a favore del Gothenburg che vuole ripartire. A battere sarà il numero 17, Holm. Holm verso Mikac, attenzione, stop col piede, non ci arriva, nulla da fare, out laterale. E finisce questo primo tempo della finale Under 21. Gothenburg 2, Ado De Haag 1. I gol al terzo minuto del numero 16, Nygren del Gothenburg. Al 17esimo minuto invece il numero 21, Florian, porta il 2-0. E poi il gol della riapertura della partita di Ladan, il numero 9 del lato De Hang. Quindi per IVTV il primo tempo finisce qui. Ci vediamo tra pochissimo per il secondo tempo. Signore e signori, ben ritrovati per il secondo tempo della finale Under 21 del torneo. Under 17, scusate, del torneo Etna Sud, finale tra Gothenburg e Ado De Hang, squadra svedese in vantaggio per 2 reti a 1. I gol tutti nel primo tempo
al terzo minuto, il numero 16 Nygren, al numero al 17° minuto, il numero 21 Florian fa il raddoppio e poi al 31° riapre la partita il numero 9 del lado de Hag. Il numero 9 Ladan. Scusate per gli errori dei nomi, ma le pronunce sono un po' particolari. Si sta per ripartire. Ricordiamo che con la maglia bianco-blu abbiamo la squadra svedese del Göteborg. Con la maglia verde-giallo troviamo Lado de Hang, squadra olandese. Finale under 17, non under 21, come avevo detto prima. Il cambio, primo cambio per Lado de Hag è tra Van Nesse e Ilvering. Si riparte, cronometro alla mano, secondo tempo. Piano piano andremo a vedere le sostituzioni che ci sono stati, che ci sono state. Sembra sia entrato il numero 7, Smajic. Attenzione, subito il Gothenburg è subito con il numero 7 della squadra svedese. E ci siamo, ci siamo. Attenzione, boom, Leverland col sinistro. Attenzione, Ladan, Ladan verso Van Cleef, Rutoff, Rutoff, Benda. Benda, bravissimo, Benda, però bloccato la numero 4, Mikac. Allora sembra che Adney non ce l'ha fatta, quindi la sostituzione tra Adney e il numero 12, Van Struten. Intanto rimessa dal fondo, palla per Becker. Becker si ritorna in campo, ricordiamo la voce sempre io, Giuseppe Cantarella, impostazione telecamera, abbiamo Carmelo Cantarella, Stefania Cosentino al commento tecnico responsabile comunicazione del torneo, Samuele Lavenia, postazione computer e postazione social, Maria Grazia Castro. Tanto il pallone per il numero 19, Berglin, verso numero 7, Leverland, riesce a salvare il tutto, ancora il numero 7, bravissimo qui Rutoff. Attenzione, Van Cleef, il passaggio a campanile, calcio di punizione per il momento a favore del lato de Hag. A battere sarà la squadra giallo-verde. Palla di nuovo verso Ilvering. Ilvering. Sì, siamo ritornati in campo. Tra l'altro l'intervallo è stato più lungo del previsto perché solitamente nelle altre partite giocate nel torneo si è staccato solo 5 minuti al massimo, invece è stato un quarto d'ora abbondante come una gara normale. Ma attenzione perché il Gothenburg si porta subito di nuovo in avanti. Ecco, Florian ne scarta 2 e 3 e poi calcio di punizione, boom, commette calcio, cioè commette un fallo e calcio di punizione a favore del Gothenburg in una posizione pericolosa. Il Gothenburg che vuole chiudere la partita, vuole andare in gol, invece l'Olanda deve recuperare e non mi sembra che sia entrata in campo con la mentalità offensiva. Giusta, perché per il momento le squadre sono molto equilibrate, c'è muro e muro, muro e muro. Quindi vediamo un po' come va a finire questo calcio di punizione in una posizione defilata sulla parte destra del campo. Attenzione il cross in mezzo a salvare il tutto, Van Altena. Attenzione, ragiona il Gothenburg, ragiona il Gothenburg. Holm
Il passaggio all'indietro a recuperare Yaya, corre come il vento, attenzione Yaya, la scivolata, bravissimo Yaya, ne scarta uno, attenzione verso Sigurdsson che può salvare tutto, perde il pallone Yaya, tallonato da due, nessuno lo aiuta, non c'è nessuno e salva il tutto il difensore del Gothenburg, out laterale. Primo momento, intanto sembra ci sia una sostituzione nelle file giallo-verdi olandesi. Vediamo chi entra e chi esce. Entra il numero 19 Philip Roeg, esce il numero 14 molto sottotono Steyn. Quindi Philip Roeg che nelle scorse partite ha dato quel tocco in più che può servire in una partita dove si deve recuperare assolutamente. Basta un gol per pareggiare, provare ad andare ai calci di rigore. Ancora il tempo c'è. Mentre siamo al quarto minuto di gioco, il pallone tra le mani di Holme, intanto si va in avanti, prova il numero 6, il passaggio da solo verso Mikac, che occasione sprecata del Göteborg, Stefania. Era prevedibile questo tiro, anche doveva calibrarlo un po' meglio e renderlo un po' più lento, invece era troppo veloce. Troppo defilato anche. Era stato impreciso, però lo vedo bene in campo il Göteborg. Anche se col gol di Ladan il Lado Den Haag ha riaperto praticamente la partita, basta un niente adesso per riportare la situazione in parità. Ecco, anche se ancora non abbiamo visto nessuno sfrazzo pericoloso da parte della squadra giallo-verde, intanto qui il numero 15 che è entrato nel secondo tempo, parliamo di Devred, vediamo al posto di chi sembra per Van Altena. Ricordiamo che il Siracusa ha vinto il girone under 15. L'unica squadra italiana ad aggiudicarsi qualcosa in questo torneo. E tra l'altro l'unica squadra italiana è arrivata in finale, perché l'altra squadra, il Siracusa, ha vinto contro il Brasov che era rappresentante rumena. Quindi onore e merito al Siracusa che finalmente ha portato in alto i colori dell'Italia all'Etna Sud. Bello. Torniamo di nuovo in campo, gioco fermo a terra, il numero 20, Holson, la squadra del Göteborg. Vediamo se c'è bisogno, intanto si inizia a prendere e a perdere tempo, perché i minuti adesso diventano pesanti, macigni, attimi che non finiscono mai. E arriva il cartellino giallo per il numero 9, mi comunico. 19, proprio il neo entrato, Philip Roeg. Intanto il cross. E intanto arriva anche le smorfie e gli scontri. Devred subito chiamano il massaggiatore in campo a vedere un po' la situazione del capitano Van Cleef. Vediamo che cosa succede. Speriamo nulla di grave. Sembra sia stato colpito al volto. Attimi di nervosismo. Attenzione. Attimi di apprensione, sembra che lo scontro sia stato molto pesante. Quindi vediamo che cosa succede. Tutti i giocatori riuniti accanto il capitano. Arriva l'ammonizione. Ammonizione per Florian, il numero 21. Vediamo se Van Cleef riesce a rientrare in campo. Certo, già la perdita di Adney al primo tempo, un trenino rampante che riusciva a salire e a scendere in maniera portentosa. Perdere anche il capitano in questa finale, sfortuna per il mister Marcotto del Ado Den Haag. Ah, vabbè, ci stanno, è da mettere in conto, da tenere in conto degli infortuni, soprattutto penso per due squadre che non sono abituate a giocare con questo clima. Assolutamente. Quindi può influire tantissimo sia sulla prestazione di gioco ma anche sui muscoli, sulla tenuta fisica, perché ricordiamo che sono due squadre del nord Europa abituate a tutt'altre temperature,
anche questo. Oppure è un po' anche la sfortuna, che purtroppo nel calcio è fondamentale, avere quel pizzico di fortuna in più che ti aiuta a risolvere le partite. Grazie Stefania per la tua analisi tecnica. Intanto sembra che Van Cleef si stia riprendendo. Intanto Ilvering verso Ladan, il stop, il gioco, il passaggio verso Benda verso Leverland, tallonato da Smajic. Leverland, il passaggio, Holm all'indietro verso Yaya e spazza via. Qui il numero 14, Rasmus Wikström, outlaterale a favore degli olandesi. Il passaggio verso Ladan all'indietro, Leverland, tra i migliori in campo oggi. Leverland, boom, Rutoff che perde il pallone, boom, il passaggio verso Philip Rogge. Rutoff, outlaterale a favore del Lado De Haag. Rutoff riparte il passaggio basso, tutto sbagliato. Florian recupera il pallone. Attenzione, Florian se ne scarta uno. Scende, boom, salva tutto. Out laterale. Si prepara un cambio per il Göteborg. Giuseppe, lascio a te l'onore di leggere il nome del giocatore che sta per entrare. Sì, sta per entrare il numero 15, Linus Tingstrand. Quindi attenzione a questo giocatore svedese. Arriva il cambio. Vediamo se arriva adesso oppure qualche minuto. Ecco, sta per entrare appunto. Come dicevamo, Linus Tingstrand. Vediamo chi esce. Intanto arrivano gli applausi. Sembra sia uscito il numero 4, Micac. Adesso ci accerteremo, arrivano gli applausi. Questa finale, appunto, come dicevamo, esce il numero 4, Micac, ed entra il numero 15, Strand. Hilvering. Rotov. Passaggio verso Philip Rogge. Philip Rogge, Leverland, out laterale a favore del Lado De Haag, che si porta in avanti, sta cercando di schiacciare la squadra, invece no, l'out è a favore del Gothenburg. Attenzione, out laterale ancora per il Gothenburg. Holm, lunghissimo, Leverland vuole amministrare, Nygren butta giù, boom, calcio di punizione a favore del Lado Den Haag. Ilvering a battere. Ilvering. Smajic. Pallone verso Leverland che batterà lunghissimo, adesso lo vedremo, fa salire la squadra. Leverland basso questa volta per il numero 12 verso Yaya. Arriva numero 14 Rasmus Wikström. Out laterale ancora a favore della squadra svedese. Ricordiamo il risultato inchiodato sul 2-1 a favore del Gothenburg. Tutto nel primo tempo, tutti i gol sono stati realizzati nel primo tempo, addirittura uno al 31esimo minuto che ha riaperto la partita, ma sembra che Lado De Haag non sta riuscendo. Bravissimo intanto De Vrij a salvare il tutto, però il passaggio è sbagliato. Di nuovo De Vrij si impegna con mani, con piedi, con i denti. Leverland, boom, riparte Lado De Haag, boom, che imposta verso Philip Rogge, ma arriva a Strand a salvare il tutto e si guadagna addirittura l'out laterale.
E intanto nella diretta sulla nostra pagina Facebook di IVTV, che tra l'altro potrete vedere anche voi stessi, Kimberly Adney, che sarà sicuramente un parente di Adney, ci scrive in perfetto italiano: grazie per la trasmissione IVTV, com op Ado, vieni Ado, quindi vai Ado, sicuramente sarà un'incitazione, quindi ringraziamo i nostri spettatori stranieri, quindi thank you to all. Thank you Kimberly Edney, thank you very much. E torniamo di nuovo in campo per questa sfida. Intanto arriva il cambio per il Gothenburg. Entra il numero 10, Linus Anderson, ad uscire, secondo me, l'uomo partita. Florian, il numero 21, quindi Linus Anderson, omonimo di William Anderson, però in campo c'è il numero 10, Linus Anderson. Attenzione, Philip Rogge sbaglia tutto, Holm, Devred riesce a passare verso Benda, Benda che stoppa col destro, ragiona, prova l'aiuto, invece ne scarta uno, ma tutto murato, bravissimo il numero 17, Holm. È riuscito ad ottenere il massimo, penso, da quella posizione. Era tra l'altro chiuso, defilatissimo, e ha preso un calcio d'angolo che potrebbe essere pericolosissimo. Seguiamolo con attenzione. Bravissima Stefania Cosentino. Attenzione, il cross bassissimo, bravissimo. Strende può provare alla distanza il numero 12. No, non si possono rovinare queste azioni. Sei sotto, non puoi provare a fare questo, devi provare direttamente in porta. Secondo me questo qui è l'errore che ha fatto Van Streuten. Palla nelle manone di Becker. Rinvio di Becker, fortissimo verso Strand, che non riesce a salvare. Pallone per Lado De Hang. Boom, a battere questo out laterale lunghissimo verso Ladan Holm. Attenzione, attenzione Anderson, Leverland e Yaya sul pallone. Rotov, seguito sempre dal solito numero 17, fortissimo Holm, e poi a chiudere Wilkstrom. Un muro, Stefania, sono riusciti a creare un muro quest'oggi. Numero 17, numero 14 del Gothenburg. Intanto Van Struten contro Holm, fortissimo, non ne perde una. Leverland, Benda, il passaggio in attenzione di testa, altissimo, mamma mia. Ci prova questa volta la squadra olandese, nulla da fare, ma ci sta provando Stefania, sta schiacciando il Göteborg. Intanto è arrivato qui in postazione Davide Santanoncito. Davide, come procede? Finale caldissima quest'oggi. Finale bellissima, internazionale come il torneo. E gli olandesi non, una squadra che ha dimostrato di non morire mai, un po' come i gatti, ha dimostrato nella gara col Deportivo, anche con l'Invictus, quindi ne vedremo ancora delle belle. Grazie Davide, sempre qui con noi, disponibilissimo. Attenzione perché Benda aiuta ad alzarsi il numero 7, l'arbitro lo richiama, prova a far alzare Smash, tanto si chiamano i massaggiatori della squadra svedese, e dunque si perde tempo prezioso mentre ci troviamo al 18° minuto di gioco di questo secondo tempo. Prendiamo un attimo di respiro anche noi. Ritorniamo in campo, ricordiamo questa qui è la diretta IVTV su Facebook, IVTV.com, sul nostro sito in diretta streaming e sul canale 874 del Digitale Terrestre. Intanto ritorniamo in campo, Sigurdsson verso Smajic,
Attenzione, attenzione perché arriva il cartellino giallo verso Smagic. Cartellino giallo. Attenzione, fermo il gioco, fermo il gioco. Partita calda, partita si innervosisce. Partita calda, attenzione. Tutto fermo, ricordiamo ammonito il numero 7 Smagic che non doveva entrare in campo perché era fuori per quello scontro di gioco. È entrato in campo, è stato ammonito. Ok, non aveva ricevuto l'ok dal direttore di gara e quindi è stato ammonito per questo motivo. Giusto, torniamo di nuovo in campo. Leverland. Leverland, attenzione, in mezzo, murato dalla difesa svedese, Van Cleef, Sigurdsson, Devred, Van Streten, Devred, passaggio verso Philip Rogge, qui il numero 20, Olsson, attenzione perché nervosismo in campo, vediamo cosa succede, se è un calcio di punizione o meno. Calcio di punizione a favore del lato De Hang, a battere sempre lui, numero 8, Benda, tra i migliori, secondo me, di questo torneo. Attenzione, Benda, vediamo che calcio di punizione batterà. Attenzione, Benda, bassissimo, è uno schema, la dà nel tiro di gol! 2-2, il gol di Ladan che raggiunge anche a pari merito la classifica marcatori. Ladan riapre la partita, 2-2, mamma mia, al 19° minuto di gioco la doppietta di Ladan, mamma mia che finale, mamma mia, come diceva prima Davide, gli olandesi non muoiono mai e l'hanno dimostrato, sotto di 2 gol, hanno recuperato il tutto, che forza, che grinta Stefania. No, ma assolutamente, ma l'abbiamo visto già nei giorni scorsi, prima col Deportivo, poi con l'Invictus, poi adesso col Göteborg, e secondo me non è finita qua. Non è finita qua, mamma mia che emozione questa finale di Under 17 tra il Göteborg e l'Ado De Hang, risultato di 2-2, mamma mia, attenzione perché può ripartire l'Everland, boom, va a chiudere il numero 10 Linus Anderson. Intanto Iaia perde il pallone, arriva il numero 14 Wilkstrom, scusate, out laterale a favore della squadra giallo-verde che ora ha più voglia, non vuole andare ai rigori secondo me. Attenzione, Benda, che gioco fermato dai due muri, il numero 14 e il numero 17 Holm, anche loro tra i migliori in campo. Per battere questo Göteborg ci è voluta tutta la stoffa tecnica secondo me dell'allenatore, con i suoi schemi, soprattutto nel calcio da fermo, calcio di punizione, battuto alla perfezione il gol di Ladan che sottoporta, sbaglia veramente poco. Intanto Rotov, Philip Rogge, passaggio verso Rotov, in mezzo la danna di rovesciata e l'arbitro fischia prima. Mamma mia che partita. È un protagonista, è stato protagonista nelle scorse partite e lo continua ad essere tuttora, la danna che correggiamo. Ha segnato 8 gol in questo torneo, non 6 come avevamo detto poco fa, quindi automaticamente è il miglior marcatore. Attenzione perché Iaia davanti il portiere di sinistro, mamma mia Becker, cosa ha fatto Stefania? Una parata fantastica che ha permesso di salvare il risultato, però stanno dando spettacolo, si stanno affrontando a viso aperto, nessuna ha paura dell'altra ed è giusto così. L'Olanda non ci vuole andare ai rigori, l'abbiamo visto in questi ultimi minuti di gioco. Anche perché sono bruttissimi i rigori, cioè nel senso sono un'arma a doppio taglio, deve essere freddo altrimenti la paghi. Attenzione perché questa volta c'è Göteborg in avanti che non sta riuscendo a risalire e deve intervenire il numero 1 Hilvering. Ventitré
I minuti di gioco di questo secondo tempo, il Gothenburg adesso si trova in avanti, può provare verso Anderson, ma arriva la difesa olandese, di nuovo out laterale a battere Holson. Holson, Anderson, Van Cleef, calcio di punizione a favore degli olandesi del lato Den Haag. Boom, lascia il pallone al numero 1 Ilverin. Ilverin direttamente verso la Dan, ma arriva prima Bend, attenzione Iaia, attenzione Iaia contro Holm, addirittura deve scendere il numero 19, Berglin, calcio d'angolo, che emozione, un velo di Ladan, anche fortuito, un velo di Ladan fortuito tra i piedi del velocissimo Iaia, però poi raggiunto dal numero 17, poi per concludere Berglin a salvare il tutto intanto dalla bandierina. Si chiama lo schema Benda, questa volta a mezza altezza, arriva Benglin, ancora Vastrøter verso Benda, riesce a salvare il tutto, non è fuori gioco, Benda, giochi di piedi contro Strand, mamma mia cosa vuole fare, attenzione c'è Boom addirittura in attacco con un cross di sinistro verso Van Cleef che stoppa malamente e riesce a salvarsi così in qualche modo la difesa del Gothenburg che questa volta sta soffrendo, è schiacciata, Iaia può provare il tiro di sinistra. Attenzione, non c'è nulla, non c'è nulla. Questo qui era rigore, Stefania. Era rigore, secondo me. Secondo me no, invece. Secondo me no, perché il contatto, se c'è stato, è stato lievissimo. E secondo me il numero 11 del lato Den Haag si è lasciato un po' cadere. Infatti, l'arbitro ha lasciato giocare, tra l'altro, senza fischiare né simulazione né calcio di rigore. Quindi, secondo me, è giusto così. Secondo me no, Stefano, secondo me era rigore, ma lo vedremo nella mega moviolona di Tribuna Sportiva che ripartirà prossima settimana. Intanto boom, a salvare il tutto, questa volta c'è la carica, questa volta c'è la grinta, da una e dall'altra parte, questa volta si vede il momento difficile, nessuna delle due squadre vuole andare ai rigori, nessuna delle due si sta chiudendo, anche se la squadra olandese sta schiacciando in maniera impressionante, adesso c'è il Gothenburg davanti, un episodio può cambiare la partita. Intanto l'arbitro va a sincerarsi con i giocatori e gli dice: non vi trattenete in aria, se no vi punisco io per bene. Sì, vabbè, questa qui è la sintesi. Holme, Holme direttamente in porta. Ilverink a salvare il tutto. Attenzione, sembra karate. Sigurdsson. Attenzione, la palla in avanti. Van Cleef a spazzare via. Berglin. Arriva Van Cleef, onnipresente. Holson, Brenda. Benglin che deve spazzare via, ma riesce a salvare Rotov, il passaggio verso Devred che vuole cambiare fascia, non arriva, tallonato, riparte Anderson, il passaggio verso Iaia, troppo lungo, troppo lontano, ma ci siamo capiti. Sì, ma siamo quasi in chiusura perché mancano poco meno di 5 minuti. Il risultato è fermo sul 2-2, ma in continuazione ci sono capovolgimenti di sponda da una parte e dall'altra. In un momento sembra che il Gothenburg possa portarsi in vantaggio e il momento dopo la Dodenag va davanti il portiere e tenta una rimonta clamorosa. Intanto out laterale sempre a battere Holm. Holm. Holm il passaggio di braccio, il braccio e l'arbitro vede. Un tocco con il braccio ha aiutato un po' e quindi si riparte dal buon Ilvering. Vediamo come si disporranno le squadre. Le ali altissime della squadra olandese, invece la linea ben piazzata del Gothenburg, intanto Van Strøten ancora lui verso Iaia, c'è qui Ramos Wikström ed è, vediamo che è successo. Attenzione perché si riscaldano gli animi, non abbiamo capito se c'è effettivamente un calcio di punizione. Ecco, calcio di punizione a favore del lato De Hang, poteva lasciare per norma del vantaggio. Intanto arriva un cambio, esce il
ex neoentrato numero 7 Smacic, ed entra il numero 3 Berglund. Quindi cambio dovuto anche a un leggero infortunio. Intanto attenzione, uno schema non funzionante. Rotov che stop si porta in avanti. Van Struten verso Philip Rogge. Ritorna direttamente indietro. Puoi notare boom completamente da solo. Si vede l'Olanda, ci vuole provare, non vuole andare ai rigori. Yaya, passaggio verso l'Everland. L'Everland, bravissimo, si gioca Nygren, attenzione verso Philip Rogge di testa, il numero 14 svedese Rasmus Wikström a salvare tutto, intanto out laterale a favore dell'Ado De Hange, Yaya spazza via il numero 3, ne è entrato l'Everland, attenzione Philip Rogge, attenzione il passaggio in mezzo di testa, mamma mia, lato il palo. Van Cleef. L'Ado De Hag sta giocando benissimo, a mio avviso. Tra l'altro fanno spesso azioni di prima, tutte con tocchi di prima, velocissimi. E non solo l'inserimento della linea mediana, in questo caso come faceva Marchisio e a volte Vidal quando ero più indietro, i movimenti senza palla e ci stava riuscendo. Infatti sono fondamentali e stanno tenendo benissimo il campo. Saranno 3 minuti finali con recupero, ovviamente. Tutti da vedere. Grazie. Torniamo in campo, out laterale a favore della Gothenburg, squadra bianco-blu Holmson. Olson, vediamo un po'. E c'è fallo in attacco. Fallo in attacco. Vediamo la parte di Linus Ting Strand. Ilavering. Riparte. Yaya, attenzione. Attenzione, Yaya talonato da Holm. Yaya prova il passaggio a mezza altezza, stoppata male, spazzata via dal numero 3 Berglund. Intanto Rotov. Van Cleef, scusate, De Vrij. Philip Rogge, De Vrij. Col destro, troppo lungo, troppo sbilenco, troppo impreciso. Riguardiamo il risultato inchiodato sul 2-2, partita dalle mille emozioni. Becker, Rotov. Out laterale a favore della squadra giallo-verde. Boom. Boom. Trentesimo minuto di gioco. Siamo agli sgoccioli. Si potrebbe andare ai rigori. Attenzione. Attenzione. Ladan può provare il tiro col sinistro. Invece preferisce un passaggio fintato verso Yaya. Che non ci arriva, è stanchissimo Yaya, ha corso non so quanti chilometri quest'oggi, io li farei in un mese quello che ha fatto oggi in una partita, Yaya. Attenzione. Attenzione perché nel caso in cui ci sono i calci di rigore, vedrete i calci di rigore in differita circa mezz'oretta dopo la partita. Quindi potete restare collegati sulla nostra pagina, i rigori non saranno in diretta. Intanto Sigurdsson verso Holmson, verso Nygren, attenzione Ilvering, salvare tutto, spazza via! Berglund. Stop, la palla non è fuori. Boom, tallonato da Nygren. Rutoff spostato al centro. Questa volta Rutoff verso Yaya. Ma c'è Holm senza problemi. Berglund
Van Stroten non arriva, il pallone verso Nygren, bravissimo Boom a salvare su tre giocatori. Iaia, che corsa, mamma mia, il numero 11 fondamentale per la squadra giallo-verde. Iaia verso Philip Rogge, nessun problema per Becker, e finisce così anche questo tempo regolamentare. Allora, per chi ci sta seguendo da casa, i penalty, calci di rigore saranno trasmessi, pubblicati tra mezz'oretta in differita, quindi continuate a seguirci con i nostri programmi di IVTV, ivtv.com e canale 874, quindi tra mezz'oretta collegatevi ancora alla nostra pagina. A tra poco! Tempi supplementari sorteggiati, sorteggio, e gli svedesi hanno voluto l'extra time, 7-7, 7 minuti per tempo. Nel regolamento la squadra possono sorteggiare i supplementari. Seven to seven. Dunque, torniamo in campo. Hobson. Gothenburg ci crede, non vuole andare ai rigori, ci crede il Gothenburg, quindi si stanno ricominciando a giocare, perché nel regolamento possono sorteggiare, possono scegliere i supplementari e poi sorteggiarli, quindi 7 to 7, 7 minuti per 7 minuti, quindi in totale 14 minuti di gioco ancora. Hilvering. Attenzione, qui Van Cleef, attenzione la Dan Hollam, va su, out laterale a favore del lato De Hang, Ruthoff, Van Cleef, Strand, la Dan, la Dan, calcio di punizione, calcio di punizione, calcio di punizione, arriva il cartellino giallo nei confronti di Holmson, e per errore l'arbitro stava uscendo il cartellino rosso, stava uscendo il cartellino rosso l'arbitro. Attenzione, Benda, Benda, il cross in mezzo, ammucchiata e spazza via il Gothenburg, fallo in attacco. Palla per Becker. Attenzione, Benda, Ladan, Philip Rogge. Wikström, attenzione, Iaia, che volo! Becker salva il tutto. Becker. Becker. Verso Nygren. Ah, calcio pericoloso, l'arbitro lascia stare, tutto ok, out laterale. Verso Anderson, Philip Rogge, calcio di punizione. Calcio di punizione a favore del Gothenburg. Devred rischia l'ammonizione. Non so se l'arbitro l'abbia ammonito o meno, ma è calcio di punizione a favore del Gothenburg. A battere sarà Linus Tingstrand. Strand, Strand direttamente in porta, Murato è costretto ad arrivare anche
Numero 19, Filip Rog, intanto sale Berglund. Attenzione, ammucchiata il tiro di Strand, ma è fallo in attacco. Fallo in attacco, anche se non c'era fallo, Strand ha sbagliato completamente traiettoria, ha preferito tirare con tutta la forza. Con tutta la forza. Dunque, risultato ancora sul 2-2 con gli extra time. Benda, Holson, Van Cleef e la Dan che lotta, bravissimo qui Berglund, Wilkstrong, stanchezza massima, intanto Rutoff lascia il pallone a Boom, Boom, attenzione la Dan. Verso Devred, Van Stratten inseguito da Kokak. Attenzione, attenzione, il tiro! E Becker nelle sue manone centrale, tiro forte ma non troppo. Attenzione, Rotoff fa uscire Ilvering, palla in out a favore del Gothenburg IFK, finalissima under 17 del torneo internazionale Etna Sud. Il cross in mezzo, non arriva nessuno. Attenzione, boom, costretta a spazzare via. Attenzione, il Gothenburg, questa volta è lui a schiacciare, questa volta è Gothenburg a crederci. Hilvering verso Iaia, stanchissimo. Nygren, autore di un gol quest'oggi, spazza via Sigurdsson, Andersson, Hilvering e finisce il primo tempo supplementare. Si cambia campo velocemente, senza riposo, senza nulla. Altri 7 minuti ciascuno per cercare di cambiare volto a questa partita e magari portarsi il quarto trofeo Etna Sud. Tutto straniero quest'anno. I campioni in carica del Palermo hanno perso proprio contro il Gothenburg. Due squadre che avevamo visto nelle prime battute di gara, riprese da IVTV. I pronostici nostri sono stati giusti, però tra i due chi vincerà? Anderson pronto a battere altri 7 minuti. 7 to 7. Wilkstrong subito in attacco verso Nygren e Anderson. Boom, in maniera maldestra. Doveva intervenire l'Everland con tutta la corsa che ha. Palla in out. E out a favore del Gothenburg a battere sempre il numero 17 Holm, subito l'Everland Sigurdsson. Attenzione Nygren, Nygren il passaggio verso il numero 6 Kocak. Rotoff verso Ladan che non arriva, Sigurdsson il passaggio verso Holson. Olson in mezzo, Nygren e c'è anche l'Everland a spazzare via Devred, Devred spazio in qualche modo verso Yaya, bravissimo Van Struten, Yaya, Yaya sulla fascia sinistra, attenzione Yaya, può andare in tiro di gol e sembra così, finisce così questa sfida, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, arriva il gol nell'extra time. Il gol nell'extra time. Mamma mia. Il gol di Yaya. Ora hanno pochissimo tempo. Sembra finita qui. Nessun penalty. E magari
questo gol serve da lezione ai ragazzi del Gothenburg, perché sono stati proprio i ragazzi del Gothenburg a voler fare l'extra time, possibilmente i rigori, la lotteria russa, la roulette russa. Sarebbe stata solo la fortuna, invece questa volta finisce così. Deve ripartire. 3-2, che partita, che campionato la Dan! La Dan, attenzione! Attenzione la Dan! Il cross in mezzo, Yaya, Filip Rog, il tiro al lato, il palo. Mamma mia, che sfida! Mamma mia, che sfida! Mamma mia, che sfida! Questa qui è stata una punizione divina. Loro hanno voluto l'extra time e loro sono state punite. Parliamo del Gothenburg, che non volevano fare subito i rigori, credendo di recuperare invece un velocissimo Yaya e soprattutto Van Struten. Il morale va giù. Il morale va giù. Leverland. Spazzavi, scusate, Rotov, attenzione al pallone qui vicino a noi. Intanto Berglund, che recupero dal 2-0, 2-1, 2-2, 3-2 nell'extra time. Holm. Il passaggio verso Berglund, Holm. Attenzione, il 6, il passaggio murato e spazza via, Benda. Berglin. Cross di Anderson. Holm! Ilvering non arriva bene, ma pallone finisce il rinvio dal fondo. Tanto il nervosismo anche qui in tribuna. Sta per finire questa partita, questa finale. Che sfida Sigurdsson, la Dan, Van Cleef, Wikström. Boom! Spazza via verso Yaya, che corre sempre. Attenzione Yaya! Il sinistro altissimo! Voleva chiudere col tutto e per tutto. Sta per finire, amici miei. Sta per finire, amici miei. Benda non arriva. Attenzione. Spazza. Leverland. Holmson. Van Cleef. Berglind. Tallonato dalla Dan. Becker. No, non può. Non può fare così. Perde tempo. Attenzione. Benda. Sigurdsson. Van Cleef ci prova. Benda. Van Cleef, che gioco. La Dan prova il tiro rasoiato, la parata di Becker. Ed è tutto Landa, è tutto Landa. Calcio d'angolo, in maniera tranquilla, va Benda. Sembra finita qui, amici miei. Boom, boom, a perdere tempo, Strand. Attenzione, Benda, Benda, il passaggio, Filip Rogge, il tiro tallonato. Non arriva la Dan. La Dan, il cross, la parata di Becker. È tutta Olanda, che scontro, che sfida. Holm, tra le ultime azioni, Van Straten, che commette un fallo pericolosissimo. Subito il pallone. Nervosissimi. Con le giuste ragioni. Nygren. Avranno un brutto viaggio se finisce così la squadra degli svedesi del Gothenburg. Nygren leggero. Nulla da fare. Si va tutto in avanti. La Dan contro Becker.
Attenzione! Ladan può subito passarla. Yaya che è da solo. Yaya tutto da solo. Può chiudere questa partita. Chiude la partita! Ha lato il palo! Mamma mia! Mamma mia che sfida! Mamma mia che sfida! Da solo davanti al portiere. Da solo davanti al portiere intanto. De Vrij spazza via di nuovo verso Yaya che ha cambiato posizione. Yaya verso Ladan, stop, il tiro, Wickstrong para tutto, Philip Rogg che non passa, attenzione Sigurdsson, e finisce qui Ado Deang, sono i campioni del quarto torneo internazionale Etna Sud. Quarto torneo internazionale Etna Sud, la disperazione dei volti dei giocatori svedesi che hanno voluto, l'hanno voluto loro l'extra time, è stato proprio l'extra time a punirli. Quindi andiamo giù per la premiazione, continuate a seguirci nella nostra pagina ivitv.com e canale 874 del Digitale Terrestre. Il trofeo più pesante d'Europa. Every year we change the design, so this is unique in the world. And we have the Etna, the magma, the sea, and the nature of the Etna. Okay, so the Sicilia, a piece of our heart. Okay, this wow. So who? E arriva, alza, benda Yaya, il trofeo più pesante fatto in vera pietra lavica dell'Etna. Ado Deang, campioni del torneo internazionale Etna Sud 17.